Il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano, ha illustrato al Consiglio regionale del Piemonte la relazione annuale sull'attività svolta. Nel proprio intervento ha espresso particolare soddisfazione per la recente elezione del garante comunale dei detenuti di Novara, grazie alla quale la rete dei garanti comunali piemontesi è finalmente completa e pronta a confrontarsi, lavorare e operare insieme. Sono stati portati all'attenzione dell'Aula alcuni casi concreti su cui si sta operando, a cominciare dalla profonda riorganizzazione dovuta al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e alla gestione del centro permanente per i rimpatri. Ho potuto illustrare la terza relazione annuale del garante dei detenuti al Consiglio regionale del Piemonte, partendo dalla definizione delle competenze, sia facendo riferimento alla legge regionale istitutiva, sia alla recente legge nazionale istitutiva del garante nazionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che parla obiettivamente e francamente solo in parte del carcere e in gran parte invece delle persone che sono magari ristrette nei CIE, centri di identificazione ed espulsione, nelle REMS, le strutture che hanno superato gli ospedali psichiatrici giudiziari, le persone ristrette in case di cura e custodia quando hanno perso l'autonomia personale e infine tutte le vicende legate anche al trattamento sanitario obbligatorio. Si tratta di un complesso molto ampio, molto significativo, pregnante di responsabilità. Ho potuto rappresentare al Consiglio regionale una serie di cose fatte, ma ho fatto essenzialmente un appello agli enti locali e alla Regione Piemonte affinché ciascuno faccia la propria parte e assieme si contribuisca a definire un percorso di esecuzione della pena che sia corrispondente alla legge, alla Costituzione e alle convenzioni internazionali.